scatola tipo a triangolo. A che serve? E se lo apro? Che cosa farà? Ma la macchina si sta muovendo? Babbo! Babbo! Vado subito a chiamare la mamma, subito! Mamma! Pinocchio, la fantasia è solo una bugia. Oh, perfetto, la canzone di Pinocchio l'ho imparata. Ora posso andare fuori a giocare, sì! Giorgia, che vuoi dal babbo? Cercavo il babbo per andare fuori a giocare. Cucciola, babbo è fuori che taglia l'erba. Sì, voglio andare da lui subito. Va bene, Giorgia, però non gli dare noia, ok? Va bene, mamma, non gli do noia. Che c'è, Giorgia? Posso provare io a tagliare l'erba, per favore? Ok, Giorgia, essendo che è quasi finito, puoi provare tu a tagliare l'erba, va bene? Sì! Babbo, ma è divertentissimo! Vuoi continuare? Sì! Dai, ce la fai tu un pezzettino e poi abbiamo finito però, Di qua. Ok, sì. Vai! Per fortuna sì, comunque ora devo tornare a casa, Giorgia, che devo fare tante altre cose, ok? Quindi tu stai fuori, se vuoi stare fuori, gioco con che cosa ti pare, va bene? Va bene, babbo, giocherò con i pattini. Però mi sto annoiando perché sono da sola e non so con chi giocare, che posso fare? Vabbè, vado in casa a vedere che sta facendo il babbo. Oh, mamma! Dimmi, amore! Dov'è il babbo? Ma l'ho visto, è sceso in garage, non lo so cosa doveva fare, doveva sistemare, boh! Va bene, vado a vedere che cosa fa. Babbo, babbo, dove sei? Sei qua giù in garage? Babbo! 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 Oh, ma che c'è, Giorgia? Dimmi! Che fai? Ma non lo vedi che sto facendo, Giorgia? Sto aspirando tutta la polvere, tutti i sudici dal cofano della macchina. Posso provare? Va bene, Giorgia, ok, ho quasi finito anche qui, quindi termina te e io vado a fare qualcos'altro, va bene? Sì. Però non distruggere nulla, per favore, ok? Va bene. Vai. Perfetto, ho finito. Babbo! Ciao, babbo! Ma che c'è, Giorgio? Dimmi! Che fai? Ma non lo vedi che sto facendo, Giorgio? Sto spolverando la macchina che è piena di polvere. Ah, aspetta, non dire nulla. Scommetto che lo vuoi fare tu. Sì, babbo, proprio quello che hai detto. Ok, Giorgia, vieni qua, ti spiego come devi fare. E oggi ce l'hai proprio con me, eh? Un po' di giocarlo come fanno tutti i bambini. No, devi proprio rompere le scatole a me. Comunque, allora, prendi questo e incominci a passarlo dove vedi la polvere. Ogni tanto lo prendi e lo sbatti fuori così, così tutta la polvere casca fuori, ok? Va bene. E soprattutto non toccare bottoni, tasti e cose varie, ok? Io vado fuori un po' a pulire con la scopa. Va bene, babbo. Fai la brava. Qua c'è tantissima polvere. Non riesco a toglierla. Ok, l'ho tolta. Ragazzi, è una cosa incredibile oggi. Non mi mollo un attimo. Dove vado io, c'è lei. Sembra la mia ombra. Incredibile, vai. Ora fatemi spazzare prima che arriva di nuovo lei. Ragazzi, guardate chi c'è là. C'è il babbo. Ora gli faccio prendere un accidente. Oh! Giorgia! Sei fatto proprio la cacca nelle mutande! Giorgia, non sei divertente! Non sei divertente!
divertente. Allora, o la smetti o vai su a giocare. La smetto. Però è stato divertente, vero? Mammina, quanti bottoni ci sono? Guardate anche qua nello sterzo. Come fa a memorizzare tutti questi bottoni? Sembra un aereo, cioè... Boh. Wow. Ma questo tipo triangolo, a che serve? E se lo piro, che cosa farà? Vabbè, non capisco a che cosa serve. Ma questa levetta a che cosa servirà? Boh, provo. Ma come si... Ah! Wow, che bello! Avete visto? Serve per lavare i vetri quando si attaccano quei piccoli moscerini. Che schifo! Ma questo tasto blu a che servirà? Cosa c'è scritto sopra? Start e stop. Cosa vuol dire start? Perché io l'inglese non lo so tanto. Va bene, lo schiaccio, vediamo cosa succede. Ho acceso la macchina! Oh oh! E ora che faccio? Giorgia! Ma che è acceso la macchina? È acceso, ma dai, per piacere, spegni la macchina, spegni la macchina! Non so come si fa. Spostati, spostati. Mannaggia, Giorgia! Allora, ti avevo detto di non toccare niente. Ma non l'ho fatto apposta, la stavo un po' esplorando. No, Giorgia, non è un giocattolo, la macchina è pericolosa. Se ti partiva la frizione in cambio, potevi andare a sbattere contro il muro. Quindi, per piacere, non toccare niente. Questa è la seconda volta, la terza volta ti mando a casa, ok? Bene. Basta ora, finisci di spolverare e basta. Ok. Questo qui serve per le marce, lo so. Per mettere la prima e la seconda. Wow. Ma questa qui a che serve? Io non sento niente. Vabbè, lasciamo stare. Ma la macchina si sta muovendo? Come si fa a fermarlo? Come si fa? Aiuto, aiuto! Macchina fermati, ti prego! Aiuto, aiuto, come si fa a fermarla? Fermati, macchina! Ma dietro c'è il babbo! Babbo, spostati, babbo! No, come si frena, come si frena, come si frena? Aiuto, aiuto! Aiuto, aiuto, aiuto! Come si frena? Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so! Aiuto, dalle cuffie, non mi sente! Babbo! Babbo! Aiuto, aiuto! No! Ma c'ho le scarpe slacciate! Che cosa devo fare? Che cosa devo fare? So che cosa fare? Vado subito a chiamare la mamma, subito, subito! Mamma! Mamma, mamma! Mamma! Mamma, mamma! Mamma, sei qua? Mamma, mamma! Mamma, 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 dove sei, mamma? Oh, non sei qua, mamma! Mamma! Amore! Mamma, l'hai tu trovata! Che succede? Il papà si è fatto male, c'ha tutto il sangue! Come c'ha tutto il sangue? Dov'è? Giorgia, dov'è? Oddio, oddio! No! No, che è successo? Guardala quanto sangue! Salvo Giorgia, Giorgia, com'è successo? L'ho investito con la macchina e non l'ho fatto apposta! Ma come, Giorgia, l'ha investito? Ma come può essere? Va bene, vediamo se riusciamo a svegliarlo. Poi dopo facciamo i conti, io e te. Salvo, 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 svegliati! Salvo, guardate quanto sangue! Salvo! Salvo, svegliati! Ma che è successo?
Oh, Salvo, ti sei fatto male? Bisogna portarti un attimo su. Aspetta, aspetta, mi fa male la testa. Non capisco, che è successo? No, Salvo, non lo so, ti sei fatto male. E dobbiamo andare su, che magari ti medico, va bene? Ok, andiamo. Ce la fai ad alzarti? Dai, su. Andiamo. Aspetta, aspetta, mi giro la testa. Mi fa male. C'è tutto il sangue. Ok, andiamo su. Calma, cammina piano piano. Vieni, Salvo. Proviamo a medicare, a disinfettare. Fai piano, per favore. Sì, faccio piano. Senti, ma ti ricordi un po' cosa è successo? No, non lo so. Non lo so. Mi sono trovato a terra quando mi hai chiamato te. Non lo so. Come può essere? Non mi ricordo. Mi stava allacciando la scarpa, mi ricordo. Tieni premuto qua, per favore. Ok. Vado a prendere il ghiaccio e arrivo subito. Stai lì. Sì. È male. Ecco, Salvo, ti ho portato il ghiaccio. Okay. Per favore, tienilo lì, in testa. Ok. Ok, che male. Ora senti, aspetta qui 10 minuti. Ok. Che io devo parlare un attimo con Giorgina, ok? Okay. Torniamo subito. Sì. Andiamo. Giorgia, ora mi devi spiegare come hai fatto a investire il babbo. Non hai la patente, non sai guidare, eh? Come hai fatto? Praticamente, mamma, io stavo spolverando la macchina e visto che ero curiosa ho toccato un po' di bottoni e a un certo punto la macchina ha iniziato ad andare indietro. E come può essere, Giorgia, che il babbo non t'ha sentito? Perché aveva le cuffie, ecco perché non mi ha sentita. Ma cosa dobbiamo fare, ragazzi? Per favore, non scrivete nei commenti quello che è successo. Non scrivete che è stata Giorgia, perché Babbo Salvo è ferito. Probabilmente dovremo andare all'ospedale. Quindi non voglio che lo venga a sapere dai commenti. Vi prego, non scrivete niente. Ora andiamo a vedere come sta, va bene, Giorgia? Vai, Salvo, sdraiati. Giorgia, dagli una mano. Ok. Amore, dagli ghiaccio e babbo, ok? Grazie. Senti, te rimani 10 minuti qui. Fra 10 minuti si torna a vedere come stai dopo la medicazione e poi vediamo se è il caso di chiamare un'ambulanza, ok? Sì, ma io non capisco ancora come è successa questa cosa. Come è successo, Salvo? Forse hai avuto un calo di pressione, sei svenuta, hai battuto la testa, eh? Ok. Riposati, va bene? Vai, a dopo. Allora, ragazzi, noi dobbiamo chiudere questo video subito perché dobbiamo stare un attimo dietro alle ferite che a Babbo Salvo, secondo me è abbastanza grave, però spero di sbagliarmi. Giorgia, vuoi dire qualcosa ai nostri amici? Sì, mamma. Ragazzi, non toccate niente in macchina se non c'è un genitore accanto, se no succede quello che è successo a me, oppure addirittura qualcosa ancora più grave. Allora, ragazzi, vi lasciamo subito perché così andiamo a controllare Babbo Salvo. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti per sapere come è andata a finire al povero Babbo Salvo, e noi, un po' preoccupati per lui, vi salutiamo con un grande